a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro, il settore di Catanzaro, gli esecutori materiali e non solo, perché proprio indagando sugli esecutori materiali che ci mancavano per chiudere il cerchio, si è scoperto un traffico di droga consistente per centinaia di chili di marijuana, per decine di chili di cocaina. È stato importante oggi, sono stati importanti questi arresti non solo perché da due anni e mezzo non ci fermiamo, da quasi 2 anni e mezzo non siamo mai fermati dopo la bomba che ha ucciso Vinci, ma per noi era importante riuscire a dimostrare la penale responsabilità di questi odierni indagati, perché l'omicidio è stato fatto in modo eclatante, cioè è stato fatto per dare un segnale forte, per terrorizzare, per impaurire tutto il territorio del Viponese, e quindi la risposta deve essere altrettanto diretta da parte dello Stato, e quindi noi ci siamo concentrati in modo particolare non solo come procura distrettuale ma soprattutto come carabinieri della provincia di Vibo, del ROS centrale. Oggi c'è qui con noi il responsabile dei crimini violenti della sezione specializzata del ROS, perché per noi era fondamentale dare questo messaggio, questo ulteriore messaggio di sicurezza e di conforto da parte a tutti i cittadini, gli abitanti della provincia di Vibo, perché siamo ben consci, ben consapevoli che qui c'è un'andrangheta di serie A. E noi vogliamo avere, abbiamo degli investigatori e dei magistrati di serie A, quindi proporzionati a contrastare questa mafia molto forte, molto radicata. Un omicidio subito tra di voi. Beh sì, per noi è stato importantissimo oggi chiudere il cerchio, assicurare anche gli esecutori materiali di questo omicidio alla giustizia. Ricordo che a due mesi di distanza dalla diffusione dell'autobomba avevamo assicurato i mandanti, la famiglia Mancuso. Oggi per noi è importante aver assicurato il cerchio, e certo desta rammarico capire il prezzo, il valore che era stato dato a questa vita, appena 7.000 euro per un debito di droga non pagato dagli autori. L'ennesimo lavoro di squadra. Sì, certamente è un lavoro di squadra premiante tra i carabinieri di Vibo Valentia e il ROS, guidati dalla procura distrettuale antimafia del procuratore Gratteri. Qualcuno pensava che forse dopo Rinascita Scott potessimo essere appagati, e invece stiamo dimostrando con i fatti che quello era solo per noi lo stimolo iniziale, cioè aver ritrovato la fiducia della gente che non dobbiamo tradire, e quindi giorno dopo giorno cerchiamo di migliorare i risultati. Grazie.